La storia della realizzazione del Volto Santo e del suo successivo arrivo a Lucca è ormai nota da secoli ed è sempre stata circondata da un'aura di leggenda che affiancava il significato strettamente religioso a quello del mito. Ma quali sono state le basi storiche su cui si sono basati i ricercatori per formulare le ipotesi che hanno poi indirizzato gli studi? A spiegarlo durante la conferenza stampa organizzata all'interno della cattedrale è stata Anna Maria Giusti, già direttrice dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e consulente scientifica per i 950 anni della cattedrale di San Martino. Il Volto Santo si era offerto proprio al vescovo di Lucca che lo aveva portato nel tripudio della folla qua. Vescovo Giovanni nel 782, questa è la data che si desume dalla leggenda e che si riteneva fosse un dato leggendario. Gli storici d'arte che si occupano del Volto Santo da questo punto di vista da non più di un secolo hanno scritto molto a loro volta, datandolo con qualche discussione tra loro, in genere però alla fine del 1100. Però il ricordo più antico del Volto Santo, il ricordo scritto, è del 1050 e dice che un abate di un'abbazia inglese ne ordinò una copia per la sua abbazia. Quindi nel 1050 esisteva ed era già noto in terre lontane come l'Inghilterra. Come conciliare allora le due cose? Molti hanno pensato che questo Volto Santo della fine del 1100 o anche degli inizi del 200 fosse la copia di un Volto Santo più antico, l'originario, che fosse andato perduto, cosa che per un'opera di legno poteva anche essere probabile. Ed ecco invece ora i risultati col carbonio 14, col metodo per la datazione del legno costitutivo ed anche di un frammento di tela ancora più significativo che riveste il legno, danno una datazione molto più antica di quella che ritenevamo tra la fine dell'VIII e gli inizi del IX secolo, fine 700, primi 800. Quindi forse quella data 782 non era leggendaria, ma probabilmente prossima alla realtà.